Buongiorno, buongiorno a tutti, amici. Già su Periscope a quest'ora ci stiamo collegando anche con la radio. Scusate, sono un po' stonnato e tutto salta. Anche perché lo smartphone è il suo. Ecco, devo dire che siamo molto sull'assonnato, ma vediamo di riprenderci immediatamente, anche perché è vero, in Puglia si sta bene, poi con la famiglia a cavallo in modo particolare. Diciamo che siamo a cavallo, che facciamo prima, spero non mi senta nessuno di questa importante famiglia di Manduria, che io chiaramente amo e invidio, semplicemente perché, come dire, sono nati in un posto che produce un vino meraviglioso, che chiaramente ho bevuto. E bene, 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 una sorta di ricordo d'infanzia, il primitivo, se vogliamo proprio fare la battutaccia per gli enologi in ascolto, perché abbiamo anche degli enologi, ahimè, è capitato anche bravissimi enologi, che magari ingaggeremo prossimamente, se ci metteremo anche a produrre il vino. Come vedete siamo qui praticamente vista lobby. È una lobby nel senso di reception, ecco, questa è la lobby dove praticamente di fianco alla reception possiamo, come dire, sederci con un tavolino, ordinare qualcosa dal bar. L'altro stanno ancora servendo la colazione. Qui dietro, qua, c'è un vetro, chiaramente mi vedono parlare ma non sentono nulla per fortuna, quindi non vengono disturbati. Abbiamo la sala delle colazioni, tutto in questo contesto, non so se riuscite a vedere, molto Chester, molto, sì, molto Chester. Qualcuno dice anche Chesterfield. Chester sono praticamente questi divani trapuntati che produce chiaramente molto bene la Frau. Chiaramente qui hanno utilizzato qualcosa del genere, che ne hanno parecchi. E quindi mi alzo un attimo, scusate, faccio anch'io come i bloggers e le bloggers che si mettono chiaramente in mostra, devono chiaramente promozionare cose che io compro comunque degli sconti. Bene, abbiamo una Repubblica qua che è avanzata, una Repubblica avanzata degli Iri, dicevano. Ecco qua. Abbiamo la Repubblica, sono qua. Del giorno dopo, come vedete sono un po' come se fossi a casa, ma sono di casa qui con la famiglia Cavallo. Forse avremo la direttrice con cui siamo già andati in onda domenica mattina a mare, quindi da Campomarino, quindi località Maruggio, provincia sempre appunto di Taranto, mentre in questo momento diciamo che siamo leggermente entrati nella provincia di Brindisi. Ecco, bene. Ora, Repubblica di ieri, ce l'abbiamo qua grazie al nostro, insomma, maestro, bravo direttore, che compra quotidianamente appunto Repubblica. Ancora non è andato, ma speriamo lo faccia in tempo per poter anche vedere cosa sta succedendo in Italia. Allora, ieri Repubblica, come si può notare, io faccio un po' come una signora che sta in TV in questo momento del mi sembra TG24, anch'io chiaramente scorro, praticamente posso scorrere le notizie, perché poi noi, questa è una, salutiamo Andrea01 che si è unito quindi al gruppo dei telespettatori. La nostra nasce come rassegna stampa, io sono stato ingaggiato come giornalista, fa una rassegna stampa, in realtà ormai della rassegna stampa, devo dire, a parte quando siamo in redazione, vado chiaramente al bar a leggere i giornali, poi torno e verso le 13 praticamente vi do tutte queste notizie che sono ferme da quasi 2 settimane. Ecco, diciamo che abbiamo passato sicuramente i 10 giorni appunto di assenza di queste notizie, che poi ritorneranno a questo punto dopo domani mattina, quindi giovedì mattina si torna alla normalità. E avremo queste notizie, poi saranno archiviate sul mio profilo di Facebook, che momentaneamente sono fermate. Non che io non stia facendo nulla, anzi sto lavorando il triplo, ma abbiamo degli ospiti, quindi ci occupiamo
di queste cose che siamo venuti a vedere appositamente come ogni anno qui nella Valle d'Itria, se vogliamo, perché anche la provincia di Brindisi ne fa parte, quest'anno senza entrare in Palazzo Ducale. Quindi quest'anno siamo riusciti, come ci è già capitato in altre occasioni, dopo una full immersion nel Festival della Valle d'Itria, quest'anno siamo riusciti ancora una volta a non essere accreditati agli spettacoli, perché purtroppo le email vanno a finire chissà dove, qualcuno si dimentica, e quindi siamo arrivati tardi anche quest'anno. Era già capitato, ma comunque eravamo riusciti a vedere qualcosa. Quest'anno proprio non è stato possibile, anche perché devo dire questi albergatori, questi ristoratori mi hanno trattenuto qui appunto in Valle d'Itria, diciamolo sinceramente, perché siamo stati a Taranto come a Brindisi, forse anche, sembra anche in provincia di Bari, comunque in qualche o Bari, come dicono Bari, e quindi ecco, diciamo, siamo riusciti in questa cosa che io pensavo fosse impossibile, cioè non andare a vedere, che so, la Margherita d'Anjou col maestro Fabio Luisi, oppure quella andata ieri sera come ultima replica, che è l'Orlando Furioso, praticamente un'opera che molto probabilmente era andata perduta, quindi nell'anniversario appunto dell'Orlando Furioso, chiaramente anche il mondo dell'opera è andato a scovare quindi qualcosa. Stavo cercando di farmi venire in mente appunto chi è il musicista di questo Orlando Furioso. Stiamo parlando di barocco, perché poi il Festival della Valle d'Itria è un festival barocco, quindi di musiche diciamo degli anni del 600, ecco, quindi 600-700, dai, inizio 700, fine 600, e quindi fu appunto Monteverdi. Ecco, Monteverdi fece allora, appunto, a quei tempi, appunto, un Orlando Furioso che molto probabilmente era andato perduto, è stato recuperato, è stato in coproduzione con la Scala, quindi io molto probabilmente questo scherzo che mi ha fatto il Festival della Valle d'Itria, che io in realtà sono molto amico di queste persone, ma chiaramente ci sono delle regole, ecco, quindi se, come dire, vengono accreditati un certo numero di giornalisti, poi non rimangono neanche più i cataloghi, cioè non mi hanno manco dato il catalogo, che per me è abbastanza vitale, perché nel catalogo avrei trovato che questo Orlando Furioso, ieri sera esaurito in Palazzo Ducale a Martina Franca, lo si vedrà in coproduzione, quindi proprio già in cartellone, al Teatro La Fenice di Venezia, mentre invece per la Margherita d'Anjou ancora non siamo riusciti a scoprire appunto se c'è una coproduzione. Queste cose vengono scritte, vengono riportate dai giornalisti, le puoi leggere appunto nei giornali, ma nel caso di Martina Franca vengono un po' tenute nascoste, anche perché certe coproduzioni poi arrivano dopo, quindi bisogna un po' vivere anche il dopo teatro, quindi andare anche con gli artisti, molte volte i direttori, a cena alle 2, alle 3 di notte, sono cose che chiaramente abbiamo fatto, io nella mia carriera ho fatto, e devo dire poi, come dire, si arriva anche a un punto in cui rinunci a queste cose e vai avanti, diciamo così, un po' per inerzia. Bene, 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 un po' di shopping l'abbiamo fatto, diciamo che soprattutto abbiamo guardato, però qualcosa, devo dire, tipo questo pantalone azzurro comprato a Lecce da Barocco, così per rimanere in tema, e poi c'è anche una giacca che può sembrare in lino, effettivamente l'effetto è molto bello, però è in lana. Mia moglie dice che è una lana, insomma, leggera, quindi si può portare tranquillamente d'estate, ma direi che l'ideale è metterla la sera, quindi soprattutto quando si va, che so, all'Arena di Verona, si va anche a Palazzo Ducale, in fondo, quindi all'aperto, anche perché siamo a una certa altezza a Martina Franca, si va, che so, a Macerata, allo Sferisterio, che tra l'altro in questo periodo sta proponendo fino alla vigilia di Ferragosto appunto i suoi titoli. Tra l'altro, a proposito di Arena di Verona, sappiamo che Claudia Vambelli, che ci manca, devo dire, da un po' di tempo, in realtà è ancora viva, e quindi è stata a vedere l'ultimo Rigoletto, quello con Leonucci, appunto a Verona, e quindi ha una recensione pronta che io ancora non ho visto, perché Claudia Vambelli appena recensisce qualcosa, va a vedere qualcosa, vorrebbe che fosse già pubblicato. In realtà prima bisogna, non dico scrivere, perché immagino Claudia abbia scritto già l'articolo, però bisogna inviarlo e deve anche arrivare. Abbiamo anche un veronese che ci sta seguendo, questo è bellissimo,
ecco, che so quasi tutto di Verona, anche se manco da un po' di tempo pure a Verona, anche perché non cambiano le opere liriche finché non c'è un qualcosa di nuovo, magari anche un cantante come appunto il caro Leonucci. Che cosa i Goti? Goti, questo non ho, chi ha scritto? Ha scritto sempre quello di Verona, no? Ecco. Bene, bene, fa piacere, insomma. Dovremmo comunque essere nei prossimi giorni a Verona, anche perché vorrei vedere questo Nabucco, di cui penso che a Verona si parli, insomma, un nuovo, cioè fare una nuova produzione poi del Nabucco a Verona è cioè, una cosa che capita proprio ogni morte di Papa, dai, detto sinceramente, è un bel Nabucco, vorrei proprio vedere, perché poi bello dell'Arena di Verona, che non vai solo per i cantanti e per l'orchestra, ma anche... Ecco, Nabucco bellissimo, mi stanno dicendo, proprio per queste scene, ecco, quindi non c'è solo Zeffirelli, possono esserci anche altri chiaramente registi, scenografi, che chiaramente si confrontano con Zeffirelli, ecco, quindi è un confronto chiaramente quasi d'obbligo. Buongiorno al nostro maître di ieri sera, abbiamo una serie di maître che chiaramente ho avuto modo di conoscere, tra l'altro il signore se lo posso disturbare, che è in tenuta oggi è giorno di riposo. Ecco, il signore, ve lo presento, ieri sera ci ha appunto servito, ha una figlia molto carina, tra l'altro, ecco, è magra anche la mamma, così sì, magra sì, come sì. È più magra di lei, no, sua sì. Ha preso da lei? Sì. Ecco, no, io ve lo faccio vedere se ci sta, ecco, sì, perché lei è un metro e 40, quant'è? È un metro e 60, un metro e 70, più o meno, quant'è alto? 1,70, sì. Un metro e 70. Bene, questo cos'è? I Love? Ecco, questa è la maglietta di cui si parlava, che io non ho perché non lavoro qua, però effettivamente non è, almeno abbiamo la foto, ecco, quindi almeno ce l'abbiamo qui, ha tutto il malloppo, questa piscina. È la cassa e l'incasso. Ah, lei ha anche quello? Oggi è alla piscina. Ah, ecco, lei sta andando in piscina perché, ecco, qui al, se vogliamo parlare del posto dove ci troviamo in questo momento, il Madonna delle Grazie, che era un terreno... sicuramente di proprietà di qualcuno qui a Ceglie Messapica. Ecco, che è stato evidentemente venduto alla famiglia Cavallo, e la famiglia Cavallo evidentemente ha voluto mantenere un po' il nome di questa area, Madonna delle Grazie. Infatti c'è la Madonna Recepcio, che come dire porta solo bene, ecco, quindi ecco la cosa carina è questo albergo, devo dire, molto elegante, un albergo gourmet eccetera eccetera, è che c'è appunto una piscina qua in mezzo, proprio fra lo Ionio e il Tirreno, ecco, uno dice ma dove va? Vado di qua, vado di là, e rimane qui. Io l'ho fatto ieri e devo dire mi sono molto anche divertito, perché poi alle 16 in punto partono praticamente queste fontane, no? Che sono sicuramente l'ideale per i matrimoni, ma anche per chi sta facendo il bagno in quel momento, ecco, quindi c'è una buona frequentazione chiaramente degli alloggiati che possono chiaramente approfittare, ma poi molti arrivano esclusivamente anche per passare la giornata in piscina. E quindi lei qua ha tutto alla cassa, ecco, che c'è un barista tra l'altro che sicuramente non ha problemi insomma di conoscere le belle ragazze, perché la piscina, vi posso assicurare, è frequentata soprattutto da ragazze, donne, ecco, che arrivano e chiaramente ci concedono questa cosa qua in mezzo praticamente alla Puglia, ecco, quindi siamo fra i due mari e quindi siamo anche a una certa altezza con questo appunto venticello. Bene, bene, quanto costa l'accesso al... Quanto può costare, diceva Ferrini, diciamo, in quella trasmissione? L'accesso costa 10 euro tutta la giornata. Ecco, 10 euro. Però volendo si può uscire mezzogiorno e poi rientrare nel pomeriggio. Ecco, sempre 10 euro e uno 10. Può anche staccare, quindi sì. Ecco, quindi si paga l'uscita? No, ecco, no, volevo capire, ecco, quindi cioè, il biglietto chiaramente si va a casa, perché qui mi dicevano... che c'è l'abitudine, qualcuno me l'ha detto, c'è l'abitudine di andare a casa a pranzare, sì. È un'abitudine, e qui rimane, ecco, quindi... Sì, poi ritorno. Ecco, tornano, c'è questa cosa, li capisco, perché poi le specialità che ci hanno appunto preparato, che sono poi queste specialità delle masserie, è tutta roba buona, ecco, quindi si mangiano, ad esempio, ieri sera abbiamo fatto il bis di un piatto delizioso, che sono, praticamente abbiamo una purea,
purea di pave con friggitelli e poi una scoglia con friggitelli, nel senso che c'erano i peperoni, no? I peperoni, sì. I peperoni sono i friggitelli. Friggitelli. Ah, friggitelli. Sono questi peperoni a forma di peperoncino, no? Hanno questa forma allungata, questo è il segreto, perché si mangiano in più occasioni, ma in realtà quando c'è questo portafortuna, chiamiamolo così scaramanticamente, ecco, quando c'è questo bel peperoncione verde a punta, l'effetto è particolarmente valido, e quindi questo è uno dei piatti che abbiamo avuto modo di mangiare, che sono veramente, si fanno così, ecco, sì, quindi, sì. Ecco, quindi vi posso confermare, insomma, questo tour che abbiamo individuato appunto come devono essere, perché molte volte si mangiano delle cose simili, anche perché voi che state qua chiaramente poi a un certo punto fanno lo strano, no? Ecco, quindi ci si allontana, ma noi che chiaramente siamo i turisti, intanto dovremmo sapere com'è l'autentico, e se l'autentico è quello, poi dopo vedi altre cose, succede nella musica, succede anche chiaramente nella cucina. Poi sua figlia, devo fare i complimenti, come si chiama? Alessia, cognome? Nigro. Alessia Nigro. Nigro. Ecco, Alessia Nigro, questa diciamo che è una ragazza giovanissima. Sì, 22 anni. Ecco, 22 anni, che cucina, è un filo praticamente, sottilissima, fa anche sport, fa danza, cosa fa? Tennis, ecco qua. E quindi devo dire, brava, come dire, sì, no? In cucina, come dire, riesce da sola, tra l'altro, sì, ecco, quindi è chef, ma in realtà è una cuoca che sostituisce vari cucinieri e da sola prepara queste cose tutte al momento. È stata veramente molto brava, perché poi ieri, che come succede anche il venerdì oltre che il lunedì, un po' come a Forlì, che è un posto che io conosco bene, il lunedì e il venerdì c'è mercato. Ecco, e voi fate il pesce. Ecco, quindi ieri è la giornata di pesce, e quindi sono questi menù che vengono preparati a pranzo e cena, che solitamente sono di terra, quindi c'è chiaramente la carne come i piatti vegetariani, tra l'altro ne abbiamo detto uno poco fa, e quindi ieri giornata di pesce, e quindi è stata l'occasione per preparare il cosiddetto primo che è anche un secondo, ecco, come dice un romagnolo, un proprietario di discoteche, ecco, che andando a mangiare al Caminetto di Milano Marittimo, magari conosciuto anche qua, dice: io quando vado al Caminetto, siccome è abbastanza costoso, dice, prendo lo spaghetto, lo scoglio, perché è un primo che è anche un secondo. Il romagnolo è Leon Premplen ecco un secondo. Ecco, sarebbe così. Ecco, questo piatto di ieri, che era appunto un primo, era una pasta, erano dei cavatelli. Ecco, era praticamente un brodetto a cui è stato aggiunto il cavatello, quindi è diventata una pasta appunto in brodo, assolutamente delizioso, anche perché, non so, magari ha detto, si chiama la ragazza Alessia, come dire, magari senza volerlo ha avuto un'idea che sembra quasi ispirarsi al Pellegrino Artusi, perché Pellegrino Artusi nel suo libro sul cosiddetto cacciucco o brodetto ha dato delle indicazioni dove praticamente si è liberi di utilizzare qualsiasi cosa, quindi non necessariamente, come dire, gli ingredienti del cacciucco toscano, si possono usare anche degli ottimi crostacei, per esempio c'era un gambero sicuramente, sì. Poi c'era qualche cos'altro, questo brodo che fa chiaramente, no? Che fa il brodetto, e quindi lui è un piatto, era la prima volta che lo faceva sua figlia questo? No, già. Ecco, ma qua ci sono, in Puglia si mangiano brodetti? Sì. Ah, ecco. Viene richiesto abbastanza. Sì, cioè il brodetto, quindi... Facciamo pure con il risotto, così, con gli stessi ingredienti. Ah, anche col riso? Sì. Ah, ecco, riso, quindi chiaramente in brodo diventa, ecco. Quindi. Bene, altre cose che le vengono in mente che riguarda la vostra cucina, la cucina di suo figlio? Sì. Che ha preso dal padre, ecco, preso dal padre, la moglie... in realtà impegnata in altri versanti, ecco, mi diceva, e invece la figlia appunto ha seguito le orme del padre che ha avuto delle esperienze in Germania, hoteliere, partendo qui da Ceglieme Sapica, e tornando a casa e chiaramente operando qui. Bene, buona piscina, quindi, ecco, bene, Grand Hotel dei Cavalieri, I Love, che è il gruppo, che poi c'è questa G che fa GH, quindi fa Grand Hotel, qua abbiamo la C che fa anche Cavallo, questa è la H, come potete vedere, è un marchio che ha avuto vari restyling, adesso l'hanno snellito, però diciamo inizialmente sarebbe
appunto questo, io spero di recuperare una maglietta anch'io per quando vado da qualche parte, perché chiaramente poi così mi chiedono. Sì. E io dico, so di cosa si tratta, ecco, quindi è una maglietta importante, perché qua c'è un... Lei ha lavorato, sì, lei viene... Sì, sì. Perché poi mi diceva, forse me l'ha detto lei, quindi, la fonte, lei si chiama? Cosimo. Ecco, il signor Cosimo mi diceva ieri sera che è nato prima il porto turistico, sì, di Campomarino, dove c'è questo ristorante delizioso che si chiama Torre Moline. Ecco, Torre Moline, ecco dove noi abbiamo apprezzato sabato sera la cena, c'era anche un incontro di box nella piazza adiacente. Cioè, non lo so, sì, lo fanno normalmente? No, ci sono. Può capitare, ecco, quindi, eventi, no, perché cioè, c'è da preoccuparsi, evidentemente. L'assessorato alla cultura o lo sport ha, come dire, organizzato questa cosa per chiaramente quelli che si trovavano a passeggiare. E quindi questo è il primo, diciamo, locale della famiglia Cavallo, dopodiché poi di lì a poco è sorto il Grand Hotel. Appunto dei Cavalieri, che ha una struttura adatta anche a congressi, sì, eccetera eccetera, e ci sono delle villette che io tra l'altro non avevo notato, ma in foto mi chiedevo dove potesse essere tutto questo ben di Dio, quindi a bordo piscina, c'è questa grande piscina, è un hotel dei Cavalieri che dista poco dalla spiaggia, abbiamo queste villette, sì, assolutamente deliziose, quindi attorno appunto la piscina, e poi c'è questo lido veramente unico, mi sento di dire, insomma, una delle più belle, se non la più bella spiaggia appunto al mondo, sì, ecco, perché effettivamente siamo sullo Ionio e quindi è una spiaggia, sì, piccola, però con molti ombrelloni, organizzata molto bene, anche perché poi, a parte questo logo, voi avete anche, in piscina ne avete alcuni, avete questo ombrellone, sì, a forma, sembra quasi da Mille e una Notte, no? C'è questo, ecco, che è un po' la firma del Grand Hotel dei Cavalieri, come Madonna appunto delle Grazie. Un'altra caratteristica che trovo nei vari alberghi, poi ne sta aprendo, lei mi diceva a breve sarà pronto il terzo. Diciamo, così, le voci sono queste. Ecco, che sembra che fra Grottaglie e Francavilla, sì, Franca, appunto zona Grottaglie chiaramente, nascerà un golf, quindi anche nella provincia, siamo a Taranto, Brindisi Taranto, ecco, quindi anche di qua, anche diciamo sullo Ionio, perché nella parte adriatica ci hanno già pensato degli altri che abbiamo conosciuto un tempo fa, però quest'altra parte effettivamente si sente la mancanza di un golf che attira chiaramente una clientela, quindi la prossima mossa della famiglia Cavallo dovrebbe essere questa, non so se saranno pronti il prossimo anno. Dipende. Sembra ci voglia un po' di tempo, perché poi il signor Cavallo è un costruttore edile, sì, si dice così, ecco, quindi può chiaramente, ecco, accelerare i tempi. E quindi bene. Buona piscina, intanto noi diamo un'occhiata qua il giornale di ieri, che stavamo introducendo, questa è una zona strategica perché c'è appunto del passaggio e potrebbe anche capitare appunto di sentire qualche d'un altro, tra l'altro la direttrice sta arrivando qua, dipende se noi riusciremo a incontrarla, perché stiamo partendo per Matera passando da Torre Canne. Ecco, intanto vi faccio notare che c'è una certa affluenza verso la piscina, questo è l'orario in cui in piscina ci si va molto volentieri. Ecco, in fondo notate, ecco, questi ombrelloni che sono la firma, ecco, ce n'è uno proprio qua, stile Mille e una Notte, bene. Ecco, ed eccoci ancora qui in onda a parlarvi. Da Venezia ai borghi, la riscoperta dell'Italia, turismo, prenotazioni online più 20%, e quindi chiaramente qui si vedono tutti coloro che a Venezia sono sul ponte, ecco, sul ponte noto. Ecco,
Vediamo all'interno, magari nelle pagine spettacoli, io seguo, sento con molto piacere. Questa è l'edizione del lunedì, quindi non abbiamo la cronaca locale, anche se qualcosa qui potrebbe esserci. È nazionale? Vabbè. Ecco, Puglia. Ecco, questa era una pagina dedicata a Puglia Estate. Ecco, una cosa da dire, visto che ieri siamo andati sia a Cisternino che a Martina Franca, è che ad esempio una pizzeria che ha due spicchi ha ottenuto un buon posto, tra l'altro in classifica leggermente fuori dai 50 top pizza, che è Zio Giacomo. Da ieri sera, praticamente per per tutto il mese di agosto, sarà aperto anche il lunedì, nonostante il lunedì sia il giorno di chiusura. Questo devo dire è stato molto interessante, perché in realtà non eravamo riusciti a passare da questo posto che starebbe sia Martina Franca, immerso praticamente nei trulli, e in linea d'aria è praticamente nell'area dell'ospedale. In realtà, come dire, dista parecchio, cioè se ti trovi all'ospedale vuoi andare a mangiare una pizza da Zio Giacomo, devi fare un giro, oppure devi rotolare chiaramente, e a piedi potresti anche farcela, ma praticamente è impossibile. Ora parliamo di Stefano Benni. Solo la fantasia ci potrà salvare dallo schermo. Lo scrittore in Puglia dal 3 agosto con il romanzo Prendi Luna, elogio dell'immaginazione, dice, è un dovere. Ecco, quindi anche Stefano Benni ha scelto praticamente la Puglia, e quindi Repubblica in questi giorni, in queste settimane, perché si tratta del lunedì con lo speciale appunto Puglia. Dopodiché noi andiamo a vedere invece, dribblando lo sport nazionale, andiamo a vedere di cosa si è parlato ieri nella edizione ridotta di Repubblica. Allora, l'estate italiana, dalla Val di Fassa a San Vito Lo Capo, vola il turismo straniero, più 20% di arrivi. Secondo la ricerca Enit, è boom di prenotazioni online, dal 2008 è la stagione migliore. Anzi, devo dire che anche qui a Madonna delle Grazie c'è un bel movimento, perché chiaramente nel fine settimana c'è tutto esaurito. Di ieri, e visto che nel titolo per gli amici di Periscope abbiamo messo anche i 500 top pizza, vi dirò qualcosa dei locali che abbiamo visto e guardato, perché come dire, eravamo qui a pranzo, qui alla Madonna delle Grazie, col suo ristorante gourmet, le sue specialità gourmet, eravamo sia a pranzo con un menù ridotto e anche a cena, ma devo dire abbiamo avuto modo di provare appunto questa cuoca che dicevamo appunto poco fa. Quindi per chiudere il collegamento, siamo stati ieri praticamente a vedere Cisternino, che è sempre, come dire, un piacere, ecco, passeggiare per il centro di Cisternino, ma penso che anche qui Ceglie Messapica, immagino sia più o meno la stessa cosa, ma io avevo insomma delle indicazioni, avevo un negozio dove ho fatto shopping un po' di tempo fa, ma poi non sono più riuscito, come dire, a fare acquisti, e diciamo siamo andati appunto a vederlo, anche perché c'è un vecchio ricordo di Cisternino, un albergo nei pressi appunto di Cisternino, che sta fra Cisternino e Ostuni, quindi la spiaggia di Ostuni, quindi una famiglia che gestisce in quel di Cisternino delle attività, e poi anche appunto a mare, e quindi c'è questo insomma ricordo molto piacevole della passeggiata in centro a Cisternino. Tra l'altro Cisternino ha anche una pizzeria che si chiama Doppio Zero, che si trova tra l'altro in centro. Una di quelle pizzerie dove praticamente c'è l'ingresso praticamente dietro la cucina, quindi con un'insegna, che molto probabilmente è quella andata a finire poi anche in guida, che io chiaramente ho fotografato, ma poi c'è una parte
dove invece entrano i clienti, che da in questa piazzetta, appunto, in quel di Cisternino, dove poi ci sono i tavoli in esterno e dove chiaramente è un piacere, immagino, mangiare la pizza. Purtroppo abbiamo solo visto questa, appunto, attività, anche perché in realtà le pizzerie aprono verso le 20, cioè cominciano a fare la pizza appunto alle 20, e quindi eventualmente per assaggiarne una alle 20, e se poi devi anche andare a cena, chiaramente poi come dire, si scombussano gli orari. Se poi il pizzaiolo c'ha la mamma di 88 anni che ha avuto dei problemi, chiaramente, come dire, poi il ritardo è appunto superiore. Comunque, ecco, sta di fatto questo locale che si è piazzato molto bene è, insomma, è sicuramente interessante, ecco, quindi una location appunto centrale. Va anche detto che le pizzerie comunque normalmente sono anche forse più gettonate in periferia. Mi è capitato di fare un giro a Taranto, allontanarmi dal centro e arrivare in una zona dove ci sono pizzerie di tutti i tipi. Ecco, quindi se qualcuno magari dice purtroppo non siamo in centro, come per dire che in centro magari c'è più frequentazione, in realtà le pizzerie, le buone pizzerie, devono essere in posti chiaramente appartati dove si fa una buona pizza, dove chiaramente ci sono gli abitanti del luogo, quelli che stanno in periferia, ecco, tanto per intenderci, che chiaramente danno valore a quella pizzeria. Ecco, magari se è una buona pizzeria cosiddetto gourmet, che fa pagare un euro in più la pizza, è chiaro che se i clienti pagano volentieri questo euro in più, questi 2 euro appunto in più, è segno che molto probabilmente la pizza è appunto buona. Quindi non scoraggiatevi, pizzaioli, se avete una pizzeria appunto in periferia, ecco, perché anche i ristoranti poi più o meno è così. Ecco, ad esempio qui a Ciglia Messapica arrivano da tutto il mondo, tanto per intenderci, ecco, quindi sono questi menù che vengono preparati, perché chiaramente Ciglia Messapica offre in questo caso anche la spa, dove perdi qualche chilo e lo riacquisti chiaramente con i piatti gourmet. Quindi alla fine, come dire, ti sei divertito, hai goduto, l'hai detto sinceramente, e come dire, più o meno il peso è rimasto quello, perché, come dire, avere la botte piena, la moglie ubriaca, sembra impossibile, ecco. E va bene, quindi tappa appunto a Cisternino. Devo dire che Cisternino chiaramente è piacevole per via di queste persone che abitano Cisternino, che hanno una certa età, ecco, quindi che vivono bene, ecco, questo è molto, molto, molto bello, interessante, perché prima o poi anche noi dovremmo avere un nostro posto. Hanno praticamente queste casette e la loro sedia davanti, si mettono lì in tutta tranquillità e poi chiaramente dal mare arrivano chiaramente soprattutto i giovani con la fidanzata o col fidanzato, ecco, dipende, e arrivano chiaramente per farci una passeggiata particolarmente piacevole. Ci siamo poi spostati in quel di Martina Franca, quindi poi salendo verso Martina abbiamo incontrato questa insegna che non avevamo notato la sera prima, c'è un'insegna appunto dello zio Giacomo che sta appunto in questa zona di Trulli, sembra che da quelle parti sia anche questo Trullo Design, che sarebbe poi di un signore che si chiama Cosimo, sembra sia la persona più ricca di Martina Franca, abbiamo conosciuto la scorsa settimana, che sarebbe riuscito appunto a realizzare casa sua appunto unendo sia il design, come dire, le commerse e appunto i coni appunto dei Trulli, quindi avrebbe fatto una cosa sicuramente invidiabile. Ecco, questa è appunto una zona di Trulli, quindi ecco, andare a mangiare la pizza appunto fra i Trulli effettivamente non è male. Zio Giacomo ha 2 spicchi e sicuramente li merita anche un po' per l'ampiezza della pizzeria, ecco, quindi c'è una parte esterna molto piacevole, murata, ecco, però è in esterno, quindi si può mangiare una pizza, ieri c'era anche un compleanno, e come dire, l'effetto è molto bello, ecco. Se io abitassi chiaramente a Martina Franca, chiaramente con i miei cari, chiaramente andrei da zio Giacomo piuttosto che gli altri, ecco, no, non me ne vogliono. In realtà abbiamo un'altra pizzeria che mancava l'appello in quella di Martina Franca, che si trova proprio a pochi passi dal Palazzo Ducale, anzi, se si trova a posto, questa piazzetta adiacente a quella di Palazzo Ducale, che è poi il municipio appunto di Martina Franca, come dire, lì ci sono dei parcheggi chiaramente sempre occupati, ma è una zona dove si parcheggia molto bene. C'è questa pizzeria che si chiama
pomodoro e basilico. Tra l'altro il pizzaiuolo si chiama di cognome la Carbonara, quindi era già abbastanza segnato, doveva fare sicuramente un locale dove si mangia con un cognome del genere, insieme immagino forse alla titolare o la socia, forse la moglie, questo chiaramente non l'abbiamo potuto appurare, gestiscono appunto questa pizzeria piccolina all'interno, con questi tavoli però in esterno che devo dire sono assolutamente deliziosi. Ecco, qui abbiamo una pizzeria piccina, però siamo in centro e devo dire anche questa, come dire, particolarmente interessante per questi posti all'esterno, chiaramente prenotati, ma poi come succede nelle pizzerie, le belle pizzerie, le buone pizzerie, c'è il ricambio dei tavoli, quindi rimani in fila, ti danno, non so, il numero e tu aspetti chiaramente il momento in cui si libera il tavolo. Visitato Matera, non sono mai stato a Matera, anche se c'è stato un congresso là dei sommelier, ma quella volta non sono andato, ecco, quindi non sono andato, non so per quale ragione, ma ora con l'avvicinarsi della città della cultura 2019, Matera, quindi manca praticamente un anno, ecco, dire due mi sembra esagerato, che immagino che si inizierà quasi subito nel 2019, tra l'altro Matera è riuscita a fregare Ravenna in questo caso, forse Ravenna non ne ha bisogno come Matera, quindi come dire, ci fa piacere, ecco. Io andrò sicuramente, a parte stasera, per questa pizzeria che si chiama Oimari, che ha anche come dire, delle camere, anche se il nome non è lo stesso, ma molte volte appunto chi ha non solo un ristorante, questo sembra un ristorante pizzeria, comunque offre anche ospitalità, appunto bed and breakfast, quindi escludendo la ristorazione, a quale la ristorazione in qualche modo comunque c'è. Ecco, quindi saremo a Matera, e anche con un'esclusiva tra l'altro, perché è il primo a Matera, ma poi sarà sicuramente di una lunga serie in vista appunto di questo 2019. Fra poco noi potremo essere in spiaggia e vediamo appunto se sarà il caso anche di fare un collegamento in diretta, perché qualche anno fa noi stavamo appunto in quel di Torre Canne, appunto in questo albergo quasi omonimo, per via di uno chef che arrivava da un albergo di lusso della parte adriatica, e che, come dire, cercava di portare finalmente la stella Michelin appunto in questo albergo, diciamo che le in questi casi si dice le vabbè, comunque c'erano tutte le considerazioni, ecco, quindi potevano esserci, non viene in mente il tempo, non ti viene la parola, ecco, è sempre un po' difficile. E le condizioni c'erano, devo dire tutto, ma evidentemente il cuoco ha mollato e quindi è stato sostituito, quindi, come dire, dovremmo avere a che fare
con un altro di questi cuochi collaudati che poi si alternano appunto nei vari alberghi finché chiaramente non ottengono la stella Michelin, detto sinceramente. Poi qualcuno, anche se lo ottiene, poi magari se n'è già andato, quindi non è detto, perché poi sono due cose diverse, ecco. Quindi noi le mettiamo assieme, in realtà la stella Michelin la prendi quando praticamente non ci pensi, arriva la stella, e allora siccome non pensavi alla stella, non pensavi neanche di rimanere lì vita naturale durante, quindi capita quello che puntualmente ogni anno accade, quindi noi siamo costretti a ricorrere chiaramente gli chef in ogni dove, cercarli, capire dove sono andati a finire, magari portandosi dietro appunto la stella. Quindi ecco, potrebbe esserci questo appunto collegamento straordinario. Altre cose che ci sono sfuggite, poi ieri mattina la trasmissione è stata abbastanza caotica, perché abbiamo impiegato parecchio a collegarci, siamo andati a finire tra l'altro sopra al tetto di una masseria dalle parti di Martina Franche, quindi poi non vi ho parlato di quello che avevamo visto a Lecce, a parte shopping appunto da Barocco. Siamo passati a visitare questa pizzeria che molto probabilmente non è stata considerata nella nuova classifica, ma ha due spicchi sulla guida del Gambero Rosso di pizzeria, e che si chiama i Paladini. Chiama i Paladini perché sono due fratelli che si chiamano di cognome appunto Paladini, che sono in periferia, come dicevamo prima, e come dire, un po' si sentono, come dire, un po' come dire, degli eroi. In realtà non sono eroi, le pizzerie nascono in periferia, quindi la buona pizzeria può essere ovunque, anzi io consiglio di non farla in pieno centro, perché chiaramente in pieno centro c'è il passaggio, non riesci a capire se poi vanno per la pizza buona oppure no, ma idem anche comunque in periferia, perché comunque insomma la periferia come il centro sono comunque abitati, quindi ecco, non bisogna scoraggiarsi, quindi abbiamo incoraggiato anzi i fratelli Paladini, che poi sentiremo telefonicamente, perché poi abbiamo assaggiato una mezza pizza ed era aspetta un attimo, era ecco la loro margherita con la bufala, costa 6 euro, quindi prezzi veramente stracciati. Poi uno dei due Paladini, pizzaiolo, ci ha fatto arrivare anche un delizioso fritto fatto di patate, di cosine, devo dire molto interessanti. Prima una caramella accartocciata, quindi una grande caramella con questa carta, appunto io la chiamo carta da macellaio, ma avrà sicuramente un nome, e devo dire la cosa è stata deliziosa. Noi tra l'altro eravamo in partenza per raggiungere Martina Franca in notturna, tra l'altro siamo arrivati in un orario in cui stavano, ne abbiamo parlato ieri, di 50 che si sono riuniti alla masseria Cappella per visitare i dintorni e poi concludere appunto con una cena. In realtà pensavamo di essere in ritardo, invece eravamo quasi arrivati in tempo per un buon pacchero, ma come dire, siamo stati leggeri, ecco, la stasera siamo stati leggeri, e quindi tutto qua. Cosa manca? Manca quasi nulla, perché poi domenica mattina eravamo in diretta da Campomarino, quindi eravamo in diretta dal Grand Hotel dei Cavalieri, che poi fa parte sempre del gruppo proprietario di questo appunto Madonna delle Grazie, e quindi direi che insomma vi abbiamo un po' raccontato tutto questo viaggio che è partito, così chiudiamo, è partito non lo scorso sabato ma quello precedente, quindi una decina di giorni fa. Siamo partiti come prima tappa, c'è stato Porto Novo, quindi un ristorante a Porto Novo molto, molto capiente, e lì abbiamo avuto modo di scattare appunto delle foto in cucina che poi vi farò vedere. No, stavo cercando di ricordare il cognome di questa appunto famiglia che sta a Porto Novo, di fianco praticamente al clandestino di Moreno Cedroni, è un locale insomma molto interessante, perché poi ha una parte bistrò ma anche una parte diciamo gastronomica, dove poi si mangiano a parte i moscioli, queste cozze appunto prelibate appunto di Porto Novo, che è una zona appunto protetta. Poi ci sono anche queste lumache di mare,
che sono una specialità proprio di questo ristorante. Sto tentando di dire come si chiama, ma ho il timore appunto di sbagliare qualcosa, quindi non ve lo dico, ma poi ne parleremo, anche perché sentiremo telefonicamente qualcuno della famiglia, perché in realtà è una famiglia riunita, visto che ci lavorano parecchie persone, e quindi ci sono due fratelli con i relativi appunto cugini, quindi ci sono come i genitori che stanno alla cassa, si alternano alla cassa, sono i figli che lavorano chiaramente e sgobbano. E quindi dopo questa prima tappa poi siamo praticamente arrivati in quel di Ortezzano. Ortezzano è una località che abbiamo scoperto recentemente per via di un tre spicchi che si chiama Mamma Rosa, quindi una pizzeria molto capiente, con appunto il pizzaiolo tra l'altro in classifica delle migliori pizzerie, oltre ad avere tre spicchi, ad Ortezzano. Ortezzano è un epicentro culinario perché abbiamo varie situazioni, abbiamo anche un albergo con un ristorante che si chiama I Piceni, abbiamo sicuramente anche forse un Due Gamberi, abbiamo comunque anche una produzione di vini con relativo ristorante sempre con Due Gamberi, poco più in là verso il mare, che Ortezzano sta appunto nell'entroterra. Tra l'altro Ortezzano difficilmente viene segnalato nelle mappe, e di lì poi, visto che abbiamo alloggiato in Piceni, abbiamo cenato, abbiamo fatto colazione, poi noi ci siamo spostati invece a Colmurano. Colmurano è praticamente provincia di Macerata, quindi abbiamo tagliato, piuttosto che scendere a mare e ritornare nell'entroterra, perché abbiamo tagliato, anche perché il navigatore ce lo consigliava, quindi siamo arrivati a Colmurano, dove poi la domenica abbiamo fatto il pranzo e la sera poi c'è stato lo spettacolo di danza molto bello con Eleonora Abbagnato. E la mattina seguente siamo partiti verso l'Abruzzo, che è stata un'altra tappa dopo il weekend appunto nelle Marche. C'è stato un passaggio praticamente ad Alba Adriatica, quindi proprio al confine, dove siamo andati a vedere forse l'unico ristorante aperto a pranzo di lunedì, che si chiama L'Arca. Questa è stata una scoperta molto interessante, perché è un locale con un cappello della guida dell'Espresso, quindi ce l'ha fatta a ottenere questo riconoscimento simile alla stella Michelin, perché poi le stelle sono, che so, 500, e i cappelli pure quelli nella guida sono altrettanti. E quindi ha questo ristorante di Alba Adriatica, delle buone recensioni, propone anche una cucina vegetariana, quindi non solo quella di carne e appunto di pesce, quindi c'è una specializzazione, non dico superiore, c'è anche questa cosa qui, che proviene dal fatto che i gestori inizialmente, un po' di anni fa, più che un ristorante gastronomico, gestivano un ristorante macrobiotico, quindi c'è stata un po' tutta un'evoluzione. A noi è molto caro e interessante, poi magari litighiamo, ecco, perché come dire, io che ho una moglie vegetariana e che segue queste cose, ma le ho seguite appunto anch'io, come dire, magari troviamo da dire su una cosa in cui poi in generale siamo praticamente d'accordo. Ecco, si rischia quando si è simili, come dire, di litigare, per quello che poi fra moglie e marito è meglio essere, come dicevamo prima con il signor Cosimo che era qui con noi e che ha una moglie che fa tutt'altro lavoro piuttosto che stare in albergo come lui e appunto la figlia. Quindi per completarsi chiaramente bisogna essere appunto diversi. Quindi comunque c'è stata questa tappa che ho trovato molto interessante. L'unico problema è che sarebbe un po' antipatico passare a pranzo, non bere vini, perché poi ci sono anche dei vini biologici o biodinamici, tutta una carta con dei colori che sono poi il colore appunto dei vini che si vede, anche se magari sono di bacca rossa, se il risultato è rosé chiaramente c'è il colore rosso chiaro, se chiaramente il risultato è rosso c'è il rosso scuro, se è bianco chiaramente bianco, quindi niente di cui scervellarsi. È una cosa molto semplice, brevettata da questo chef che è un po' un inventore di cose che chiaramente fa solamente lui e che ti vengono presentate. Quindi questo ristorante, devo dire, è molto interessante, però non l'abbiamo provato, eravamo in viaggio e poi siamo arrivati in provincia di Pescara, e quindi stavamo tra l'altro al Regis Resort. È stata una bella esperienza pure lì, dove oltre che l'albergo abbiamo una spa un po' come qui
c'è l'emesapica, quindi la piscina in esterno, quindi tutta un'attrezzatura, tutta una cosa che è utile tra l'altro per quelli che ci seguono un po' ovunque, perché prima avevamo qualcuno di Verona, poi abbiamo anche dall'estero, quindi quando si parla pubblicamente chiaramente poi ti vedono, ti ascoltano un po' ovunque, e chiaramente se parli di luoghi interessanti chiaramente ci si vuole andare, ma c'è un viaggio di mezzo. Poi chiaramente può capitare anche che qualcuno sia già sul posto, ecco, come ad esempio potrebbe esserci anche qualcuno che ci sta seguendo da Ceglie Messapica, per dire. Dubito, è arrivato comunque il pulmino del comune, buongiorno, pulmino comunale, non sto scherzando, appena arrivato in questo momento, chiaramente loro parcheggiano, loro molto probabilmente sono vigili, quindi non gli fanno la multa. Bene, buongiorno, e ecco, quindi siamo arrivati quindi a questo posto in provincia di Pescara, di cui non ricordo assolutamente il nome, ma con Regis Resort non potete appunto assolutamente sbagliare. Io abbiamo passato la notte, abbiamo appunto cenato, la mattina siamo ripartiti alla volta di Guardia Grele, perché in realtà questo albergo noi l'abbiamo cercato nei paraggi appunto di Guardia Grele, dove c'è la pizzeria con tre spicchi, che è arrivata anche al numero 18 nella classifica dei 50 top pizza, quindi una delle migliori pizzerie in Italia, che è stata anche la nostra prima pizzeria gourmet, dove abbiamo cominciato a fare qualche cosa, visto che forse saremo finalmente anche a Faenza, a Fiore Mio, che è un po' la pizzeria più vicina ai miei luoghi, che ancora devo dire non ho provato, ecco, quindi per essere pronto ho dovuto chiaramente fare un corso praticamente di approfondimento appunto in giro per l'Italia, nelle pizzerie, forse qualcosa anche all'estero, perché ricordo con piacere anche una pizza appunto a Cannes che mangiavo molto volentieri, chiaramente ancora non rientra nessuna classifica, potrebbe appunto entrare. C'era tra l'altro una cosa che ho letto ieri sera, che praticamente diceva che in questo bar, dove era affisso chiaramente questo manifesto, praticamente si fanno corsi accelerati per astemi. Ecco, così si effettuano corsi accelerati, ecco, quindi se un astemio può recuperare chiaramente il tempo perduto. Vabbè, chiudiamo la parentesi, quindi dopo l'esperienza appunto di Guardia Grele, quindi della sorgente, che per noi è stata veramente la sorgente della pizza gourmet, e che tra l'altro nel frattempo negli ultimi anni ha rinnovato i suoi ambienti, c'è quindi un giardino d'inverno all'entrata che presenta molto bene la pizzeria, che è una pizzeria, ecco, quindi è praticamente nella zona periferica, chiamiamola così, appunto di Guardia Grele, che comunque non è grandissima, e quindi come dire, c'è quella situazione che magari c'è anche a San Bonifacio, ai Tigli, dove tu come dire, non trovi parcheggio, perché chiaramente è molto affollato. Questo fa pizzeria, ecco, detto sinceramente, non me ne voglia nessuno, e quindi anche lì non sai bene dove parcheggiare, rischi di parcheggiare ovviamente in un posto che è quello riservato a quello che abita sopra appunto alla pizzeria. Queste sono le situazioni della pizzeria, anche appunto alla sorgente, che comunque ha i suoi luoghi dove parcheggiare molto molto tranquillamente, bisogna leggere chiaramente le indicazioni. Ecco, finito il nostro pranzo delizioso, come dire, è partita anche una pioggia, noi siamo saliti in auto, è successo il finimondo, quindi abbiamo viaggiato veramente nel diluvio universale, quindi abbiamo attraversato l'Abruzzo, siamo arrivati in Puglia, e arrivati praticamente a Molfetta, praticamente il tempo si è sistemato e abbiamo provato una pizza notevolissima, visto che stiamo facendo il riassunto, una pizza notevole di un pizzaiolo molto quotato qui in Puglia, perché ancora nessuno ci ha parlato male di questo pizzaiolo, che non era considerato la guida del Gambero Rosso, quindi non ha spicchi, non ha l'indirizzo, e quindi potrebbe entrare direttamente con i tre spicchi quest'anno, perché effettivamente il patron in società con chi sta in sala del vecchio gazebo, effettivamente merita un po' di attenzione. Immagino questa classifica di mezz'estate serva soprattutto a recuperare il tempo perso al Gambero Rosso, quindi è utile per tutti noi che leggiamo, per fare il nostro lavoro, quindi non copiare, cioè
considerare quello che i colleghi hanno fatto per poterlo sistemare chiaramente nel proprio contesto, perché chiaramente ogni guida, insomma, ogni pubblicazione chiaramente ha il suo taglio. Quindi è stata, devo dire, una bella esperienza. Il cuoco ci ha, che poi è un pizzaiolo ma cucina anche, perché poi nella carta abbiamo sia piatti di cucina che pizze, anche se vanno per la maggiore le pizze, quindi loro riescono a fare la stessa cosa. Immagino che il pizzaiolo sia, poi glielo chiederemo, che sia anche il cuoco, perché in realtà il vecchio gazebo è in centro a Molfetta, la città di Muti. E però non è che c'è tutto sto spazio, ecco, detto sinceramente. Noi poi sempre dello stesso giorno, cui siamo arrivati appunto pesantemente in Puglia, siamo passati anche da Bitritto, in una pizzeria sicuramente più ampia, ecco, che si trova appunto nei dintorni di Bari, mentre invece Vecchio Gazebo è comunque una pizzeria dove chiaramente si può mangiare in tutta tranquillità, però essendo un centro storico e tra l'altro stiamo parlando di Molfetta, quindi vicinissimi al mare, chiaramente in questi giorni chiaramente particolarmente affollato, mentre a Bitritto, come dire, la cosa era un po' più tranquilla. Tra l'altro sono appena andati in ferie, ecco, a Bitritto si sono concessi chiaramente qualche settimana di ferie, poi riaprire, perché si trovano diciamo nell'entroterra, un posto, devo dire, molto molto bello. Anche lì abbiamo appunto la ristorazione. Quindi ecco, diciamo che siamo arrivati appunto in Puglia passando da queste due pizzerie, che quella più quotata, Vecchio Gazebo, non risulta su Gambero Rosso, quindi è stata la grande novità rispetto anche a tutte le altre regioni appunto di questa classifica. Quindi diciamo siamo arrivati, devo dire, proprio col botto, quindi con un servizio che ci è limitato poi a mangiare una pizza e anche un coccio, mi sembra si chiami così, che è praticamente una pizza un po' stile gourmet come al nord, perché poi sulla focaccia vengono adagiati dei prodotti crudi. In realtà questo ha una grande tradizione pugliese e immagino da quelle parti, che stiamo parlando appunto di Molfetta, quindi chissà Riccardo Muti se ha provato o conosceva già appunto questa tipologia di pizza. Nella notte poi abbiamo usato, diciamo, uno di quei posti che si trovano praticamente guardando anche su uno smartphone, vai su Booking, cerchi chiaramente il migliore prezzo. Siamo andati a finire a Carovigno e abbiamo, come dire, conosciuto, anche se poi non l'abbiamo contattato ieri, dovevamo contattarlo ieri per visitare anche altre camere di questa, insomma, di questo albergo, chiamiamolo così, diffuso, ecco, di queste camere diffuse in quel di Carovigno, e siamo anche a Polignano Mare, ecco, in quella zona lì, ma lo faremo sicuramente in futuro, perché da clienti, come ci succede ormai mediamente una volta ogni viaggio, come dire, abbiamo proprio prenotato e abbiamo fatto i clienti, ecco, proprio per capire meglio, e quindi abbiamo fatto questa notte che si è limitata veramente al dormire, perché poi la mattina dopo mi sono trovato in una di queste vie di Carovigno a fare un collegamento, un piccolo collegamento che è stato fatto, anch'io come questi anziani appunto che mettono la sedia davanti a casa, queste vie, questi posti bellissimi, Sapica, dicevamo prima, Cisternino, e poi ce ne sono altri chiaramente, e quindi ecco, poi siamo partiti immediatamente, casualmente siamo andati a finire in una spiaggia molto interessante dove c'è il Miami Beach, che poi sono dei bungalow, è un albergo che offre anche la possibilità di camere e che offre anche della ristorazione appunto in spiaggia, anche con degli ombrelloni, che in realtà è la succursale barese di un famoso ristorante a Bari, dove non ci sono stelle Michelin, ma c'è questo ristorante che si chiama I Due Ghiottoni. Due Ghiottoni, tanto uno è qua, e quindi col sottoscritto fanno i due, sì, perché poi in realtà ci siamo fatti anche dei selfie, ecco, detto sinceramente, e quindi abbiamo sì, tra l'altro il proprietario ci ha accolto, devo dire, molto bene, forse perché c'era stata anche pioggia, quindi ci ha accolto, abbiamo fatto una diretta dei Due Ghiottoni. In realtà non abbiamo provato la cucina di mare, di pesce, di crostacei, di homard bleu, ecco, quindi non abbiamo in realtà provato nulla, ma ci siamo promessi di farlo. E poi non l'abbiamo fatto, anche perché è un locale comunque molto adatto alla sera, perché vengono
anche dei concerti, delle performance, sono dei DJ che si esibiscono effettivamente la sera, sarebbe molto interessante. Diciamo che un po' c'è anche il fatto che non vogliamo profanare un'esperienza che abbiamo fatto a tavola l'anno scorso da Tuccino, quindi diciamo che da quelle parti, che siamo praticamente nell'area di San Giovanni, Polignano Mare, poco distante da una bandiera blu di quest'anno che è Castelli in Aria, e quindi diciamo in questo giro, come dire, i due ghiottoni, ecco, li abbiamo lasciati lì dove sono, ecco, quindi la sera quindi ci attendeva, in quel caso ci attendevano, se non ricordo male, dalle parti, vediamo un po' dove eravamo attesi, perché poi stiamo parlando di mercoledì sera scorso, e invece siamo arrivati praticamente nel comprensorio poco distante da Martina Franca di Crespiano. Qui c'è stato il Parco delle Querce, dove chiaramente dopo un viaggio lungo chiaramente abbiamo riposato per due notti in tutta tranquillità, non ci siamo spostati. Questo devo dire un po' un classico, i nostri viaggi, quando siamo stati in Spagna recentemente, ma sicuramente anche da qualche altra parte, come dire, ci sono queste due notti che servono veramente a riprendersi dal viaggio. Devo dire, il Parco delle Querce in questo caso è stato molto utile. In realtà abbiamo scelto questo posto per seguire il festival della Valle d'Itria a Martina Franca, ma in realtà non abbiamo avuto segnali, e quindi devo dire, poi lì c'è un altro Cosimo, il patron, che ci ha deliziato con la sua accoglienza, e devo dire non abbiamo sentito la mancanza del festival della Valle d'Itria. Dopodiché poi eravamo attesi in quel di Taranto, dopo mercoledì, giovedì chiaramente siamo arrivati il venerdì. Ecco, il venerdì siamo arrivati in quel di Taranto, all'Acropolis, e devo dire è stato molto interessante immergersi appunto a Taranto, per le vie di Taranto, e quindi anche lì vedere il migliore ristorante, la migliore pizzeria, il migliore ristorante sicuramente al Gatto Rosso, e invece la migliore pizzeria è sicuramente invece non solo pizza, quindi abbiamo, insomma, due gamberi e due spicchi sempre della guida del Gambero Rosso. Dopodiché il giorno seguente c'è stata questa sorpresa che abbiamo solamente appreso durante il viaggio, della famiglia Cavallo, di queste due location che abbiamo proprio tenuto staccate, cioè abbiamo messo una notte praticamente una masseria di Martina Franca e poi la masseria Cappella, e quindi abbiamo, come dire, approfittato due giorni appunto a Campomarino, come due giorni anche qui a Ceglie, appunto Messapica, di cui vi ho parlato poco fa e di cui abbiamo appunto parlato. C'è stata anche la masseria Cappella, che avevamo scoperto l'anno scorso, nel frattempo hanno aperto un ristorante e sono una sorta di bed and cheese, quindi praticamente puoi dormire e fare una colazione a base di latte e formaggi, sicuramente molto, molto importante. E vedremo, magari, visto che non c'è il 2 senza il 3, anche il prossimo anno di tornare, magari provare anche la cucina, queste specialità appunto che prepara sicuramente Pasqua, che è la mamma, è la signora appunto. E siamo qua a chiudere il nostro collegamento anche quest'oggi, e quindi noi ci sentiamo a questo punto o più tardi o domani mattina da Matera, dai Sassi.